Sergio Contessa, possiamo dire, ecco, l'abbiamo detto dopo la gara, finalmente al Menti arriva quest'altra vittoria, una vittoria importante che allontana un po' la zona calda della classifica. Sì, mancava da qualche mese e finalmente è arrivata. Ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, anche in settimana, e il risultato si è visto. Speriamo di continuare su questa onda, diciamo. Ecco, da quando è arrivato Lisi sei ritornato nel tuo ruolo, ecco, iniziale qui alla Juve Stabia. Ti dispiace un po', oppure, ecco, tu ti metti comunque a disposizione della squadra? No, vabbè, a me non dispiace. A me piacciono entrambi i ruoli, quindi li faccio indipendentemente con la stessa voglia. Lisi sta facendo bene, quindi detto, è anche merito suo se poi certi meccanismi entrano in atto. Ecco, adesso incontrerete questo Cosenza che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Ecco, questo può essere un'arma a doppio taglio anche per loro, magari, ecco, sottovalutare una Juve Stabia e magari essere colpiti. Io non penso che loro ci sottovalutino. Come noi sappiamo, conosciamo la loro forza, perché comunque 41 punti non si fanno per caso. Sarà una partita combattuta, perché sicuramente noi andiamo lì per fare il risultato, quindi vediamo cosa viene fuori. All'andata ci fu questo 1-1 in casa, la prima di Zavettini, ecco, poi sappiamo che in quella circostanza si infortunarono anche diversi calciatori, fra cui Russo e altri, ecco, ma adesso bisogna invertire il trend, però andrebbe bene anche un pareggio, possiamo dire. Sì, diciamo che fuori casa, diciamo, l'importante è non tornare a casa senza punti, poi ovvio che dipende dal corso della partita, come si metterà in base a quelle che saranno le nostre risorse durante la gara stessa. Vediamo, non promettiamo nulla, quindi vediamo come si mette. Ecco, un messaggio invece a Marco Migliorini, che ha lasciato la Juve Stabia per l'Avellino. Sappiamo che eravate abbastanza amici, ecco, fra di voi, perché siete arrivati in contemporanea, fra l'altro, ecco, vi siete rilanciati un po' con la Juve Stabia. Marco lo sta giocando continuativamente ad Avellino, entra sempre dalla panchina. Secondo te ha fatto bene ad andare via a questo punto? Beh, io penso che una possibilità del genere sia difficile da rifiutare, quindi penso che abbia fatto comunque bene. Arriverà il suo momento, perché è un gran lavoratore, un gran professionista, quindi sicuramente avrà i suoi spazi, quelli che merita. Ecco, dei nuovi che sono arrivati qui a Castellammare, secondo te chi è che quello che davvero sta dando un contributo importante in questo segnale di risveglio? Ecco, perché noi l'abbiamo detto già dalla seconda metà partita con la Paganese, quindi secondo tempo la Juve Stabia ha dimostrato di non essere più quella Juve Stabia spenta di prima. No, ma diciamo che sono arrivati tutti con una determinazione, con la determinazione giusta, quindi i complimenti vanno fatti a tutti, perché veramente ci stanno dando una grossa mano, anche, soprattutto caratterialmente, perché magari eravamo un po' spenti, quindi ci stanno dando la giusta scossa, insomma, per reagire, per finire al meglio questo campionato. Ecco, la gara era prevista per sabato alle 17:30, invece adesso è stata spostata domenica alle 14. Questo secondo te favorirà l'afflusso di tifosi della Juve Stabia a seguito? Ah, io spero di sì, spero che non prendano impegno, insomma, per un pranzo domenicale, quindi spero ci vengano, ci seguano come ci hanno seguito a Caserta.